Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video di Afterimage. Video brevissimo ragazzi, oggi vi voglio mostrare come potenziare le armi. Sì, dopo 50 ore di gioco sono riuscito a capire come potenziare le armi. Tra l'altro, vabbè, non siete obbligati perché il gioco si può fare tranquillamente anche senza il potenziamento delle armi, ma possiamo farlo, quindi perché non farlo? Io non ci ho fatto caso davvero, c'è talmente tanta roba nel gioco che mi è sfuggita questa cosa. Come potete vedere di fianco all'arma, guardate, cioè, guardate sotto, cioè, esce potenza. Io pensavo che appunto questi balsami me li facevo usare il fabbro, magari dopo aver fatto una particolare quest e così via, invece no. Basta averli appunto e per potenziare ci serve il balsamo debole, il balsamo misterioso e il balsamo esotico. Tutti oggetti reperibili appunto perlustrando il mondo di gioco. E vi dico un'altra cosa, poi si potranno anche comprare, ragazzi, potete comprarli una volta che arriverete qui al campo di Pyro. Troverete il traghettatore in questo punto qua. E nel video precedente appunto vi ho fatto vedere che lui vi vende anche le preziose pozioni del riposo che vi permettono di teletrasportarvi da una confluenza all'altra. Quindi qui potete comprare anche i balsami. Quindi, ho appena ottenuto quest'arma fighissima. Tra l'altro le katane secondo me sono tra le armi più potenti del gioco in Afterimage. Bagno di sangue. Si chiama questa fantastica katana che ho appena ottenuto. Come vedete fa più 157 di attacco e danno critico più 12%. Quando vado a potenziare vi fa vedere appunto gli upgrade. Va a danno critico 12.7 e attacco lama più 161. Quindi vi richiede ovviamente il balsamo e 200 rugiada, però ne ho un botto come potete vedere, a questo punto ne avrete tantissima, quindi la rugiada non è un problema e nemmeno i balsami. Quindi primo potenziamento. Il secondo potenziamento vi richiede appunto il balsamo misterioso e poi il balsamo esotico. Quindi le armi per ora si possono potenziare solo 3 volte, non so se poi ci sarà qualcosa per potenziarle ancora di più, non ve lo so dire. È un gioco talmente profondo e talmente grande, Afterimage, che non ve lo so dire perché non ho ancora scoperto tutto. Quindi altro potenziamento, arriva a 163, danno critico più 13, qua va 167, danno critico più 13.7. E come potete vedere, quando la fiamma è così blu, è potenziata al massimo. Comunque, tre potenziamenti appunto: un balsamo debole, un balsamo misterioso e un balsamo esotico per potenziare l'arma al massimo, o almeno credo. Poi non so se mi sfugge qualcosa. E ora siete pronti, ragazzi? Guardate che bella, per fare danni. Sì, magari colpendo il nemico, magari. Madonna. Quasi sono. Mi sembra un po' un. Adesso mi sfugge. Comunque, potentissima. Tra l'altro sta mossa, ragazzi, è una delle mosse più forti del gioco, eh. I nemici sono bellissimi, ma tutto di sto gioco, a mio parere, è fantastico, ragazzi. Predatore di Pyro, guardate che bello che è. E niente, spero che questo breve video vi possa essere utile. Vi ricordo nuovamente che sul canale sto portando la serie completa. Ho iniziato da poco e quindi ho registrato pochi video. Bella lì!